Ciao a tutti, bentrovati, bentrovate in diretta dalla Chiazzetta, da Cireale, eccomi qui con lui. Ciao Manuela. Ciao Mirko, come va? Abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Mi trovo molto bene. Il caldo, diciamo che fa la sua parte, però. Sì, ma ragazzi, c'è un. Sì, il caldo. E poi soprattutto il caldo in cucina, che è veramente eccezionale. Là fuori ci sono 40 gradi, in cucina ce ne saranno 80, ma. Ma noi resistiamo, siamo forti. Siamo freschi e. Che tutto va bene, dai. Ok, allora, diciamo subito che abbiamo preparato con Mirko un antipasto, abbiamo preparato un primo e quest'oggi prepareremo finalmente un secondo. Sì, oggi da menù come da menù prepareremo una ventresca di tonno. Allora, eccola qua la nostra ventresca. Sì, per questo piatto noi utilizziamo la ventresca. La ventresca è una parte del tonno, è l'animale, la parte della pancia, un attimino più grassa ma ottima per essere scottata in padella e per la composizione del nostro piatto. Adesso. Benissimo, andiamo gli ingredienti. Spiego sì, esattamente quali sono gli ingredienti del nostro piatto. Quindi abbiamo una base di lenticchia nera, una cipolla rossa di Tropea, degli asparagi freschi e poi abbiamo una crema di peperoni rossi e gialli. Che tu hai provveduto già a preparare? Sì. O li prepareremo? Come puoi vedere qua abbiamo già tutti gli ingredienti pronti, quindi la lenticchia sbollentata, la cipolla già fatta in agrodolce e poi ho fatto una crema, mentre l'asparago è sbollentato, lo sbollento poi dopo successivamente lo passo in acqua e ghiaccio per appunto come puoi vedere per mantenere il colore e la consistenza, così è sempre bello verde. E le culì o le creme ai peperoni ce le abbiamo già pronte qui. Ah ecco, quindi sono già pronte, ecco, sì, sì, sì. Perfetto. Grazie, allora passiamo alla preparazione. Mirko, ci sei? Eccoci qua, passiamo alla preparazione della nostra ventresca. Esattamente, ora tu mi dai una mano, ok? Così lo facciamo. Sì, con una mano sola gli darò tante mani. Gentilmente. Eccoti l'olio. Allora, adesso andiamo a scottare la nostra ventresca, quindi sempre con un filino d'olio d'oliva, ok? Andiamo a sì, permesso. Quindi vedi come ti dicevo, essendo che la parte della pancia, come puoi vedere, si nota qualche filino di grasso. Sì. Sì, cioè, ma il grasso è un grasso buono, no? Sì, esattamente, esattamente. Quello del nostro pesce, sì. È ricco di omega 3 e fa bene comunque. È come il salmone, come mangiare il salmone o pesce azzurro. Sì. Allora. Come sempre qua schizza tutto, posso l'olio da questa parte, tanto non ti serve, presumo. Per il momento no. Quindi noi questa la andremo a scottare semplicemente appena fuori, dentro comunque il cuore deve rimanere sempre rosa. Quindi rimane un po' crudo all'interno? Esattamente. Come la bistecca? Come la fiorentina? Diciamo di sì. Per gli amanti anche della carne, ecco. Perché sennò andiamo a perdere quelli che sono comunque i sapori del pesce. E anche le sostanze nutritive. Non andrebbe bene comunque. Bene, abbiamo anche gli asparagi. Allora, eccolo qua. Adesso ci scottiamo anche gli asparagi. Quindi anche gli asparagi andranno saltati in padella con il nostro olio. Appena appena. Vedi come vedi? Sto dando una leggera scottata al pesce. Sì, ecco, basta rosolarlo da tutti i lati. La nostra ventresca. Ed è quasi pronto, quindi è un piatto molto veloce da preparare. Sì, veloce, oltre che essere comunque un piatto estivo molto fresco, è abbastanza veloce la preparazione del nostro piatto. E ricordiamolo, la ventresca, così preparata dal nostro Mirko, costituisce uno dei secondi del menù della Chiazzetta. Esattamente, uno dei nostri secondi. Adesso, come ti dicevo, scusami un attimo. Sì. Ecco, mettiamo gli asparagi in padella sempre con l'olio. L'asparago si sposa bene con il pesce? Sì, abbastanza. Anche perché tu li avevi già sbollentati. Li abbiamo sbollentati, come dicevo poc'anzi, e li abbiamo passati in acqua e ghiaccio per mantenere il colore e la croccantezza. Io adesso okay. Li sto scottando giusto per dare un po' di sapore. Un po' di colorito, diciamo, all'asparago. Dopo lo andiamo a tagliare a metà e lo andiamo a mettere sopra la ventresca, ora ti faccio vedere. Sì, ora nel momento in cui passeremo all'impiattamento vedremo come avviene sì, la composizione del piatto. Anche perché nel piatto, come ti ho detto poco fa, abbiamo la lenticchia nera che andiamo a mettere sotto, la lenticchia non sarà riscaldata. Ecco, vedi l'asparago è pronto, deve essere appena. Sì, appena scottato, leggermente dorato. Ed ecco qua. Ci spostiamo dall'altra parte e ti faccio vedere. Sì, passiamo all'impiattamento. Andiamo a comporre il nostro piatto, come dicevo poco fa. Allora,
La ventresca l'abbiamo ben cotta, lasciando l'interno non troppo cotto ma quasi crudo. Vedi, perché comunque la andiamo un attimino a tagliare, è bella morbida, appunto perché la parte della ventresca, la parte della pancia, come dicevo io, ha quel filino di grasso, quindi si presta molto bene e il pesce resta bello morbido. Adesso ti faccio vedere come impiattiamo il tutto. Abbiamo preso il nostro coppa pasta, questa volta quadrato. Bravissimo. Vedete che piano piano sto imparando. Coraggio. La lenticchia. Mettiamo la lenticchia, io non l'ho semplicemente sbollentata prima nel piatto, però non la metto calda, ok? Visto che comunque siamo d'estate, la mantengo soltanto con un pochettino d'olio, olio d'oliva e del sale. Quindi a temperatura ambiente? Sì. Esattamente. Quindi andiamo a mettere la lenticchia. Ecco, la lenticchia costituirà la base. Sì, diciamo un elemento croccante, ok? Perché comunque è sbollentata, è cotta giusta, quindi si mantiene sempre croccante comunque. Sì, dopodiché passiamo al secondo strato, quale sarà? Ora andiamo a mettere noi la nostra ventresca, io vado a tagliare quella che mi serve. Ecco, già si vede distintamente la parte centrale che rimane leggermente più rosea. Sì, esattamente, mettiamola questa parte più bella. L'asparago. Andiamo a mettere il nostro asparago, lo tagliamo semplicemente a metà. Ecco la parte, quindi metti la cima. Sì, metto la cima, poi in realtà quella parte che sto togliendo non verrà buttata perché la utilizzeremo per fare una crema. Una crema con gatti. Ah, ok, andrà quindi in un'altra preparazione. Che poi la ventresca non è l'unico secondo che abbiamo alla chiazzetta, ma abbiamo un menu ricco di secondi. Sì, in realtà noi appunto abbiamo 5 secondi, come nel nostro menu, il nostro menu è composto da 5 antipasti, 5 secondi e 5 dessert. E quindi nei 5 secondi invece troverete come pesce la zuppetta di pesce, la ventresca. È la millefoglie di orata, che magari vi farò vedere poi più in avanti nel dettaglio. Sì, anche perché la millefoglie, una millefoglie di orata, proprio chiamate millefoglie perché è fatta proprio a strati e poi condita della mollica, insomma non vi svelo tutti i segreti, lo andremo a verificare prossimamente. Esattamente, vi voglio qui e quindi è giusto che la proverete qui. Sei sicuro che ci vuoi qui ancora? Sì, vi aspetto molto molto volentieri. Ok, grazie Mirko. A parte il pesce, poi comunque troverete due secondi a base di carne, appunto perché non possiamo fare solo il pesce. Quali sono? E abbiamo noi un filetto di bufalo e una pluma di maialino. Ok, ecco, comunque diciamo che qui alla chiazzetta ne abbiamo per tutti i gusti. Ma cos'è la pluma? Scusa. Cos'è? La pluma in realtà è un taglio, è una parte dell'animale, del maialino. Si chiama pluma, il nome lo prende appunto dall'animale spagnolo. Pluma perché ha la forma proprio, questo taglio, di una piuma. Magari è un motivo in più per farvi vedere appunto questa preparazione. Vi farò vedere proprio il taglio della carne che ha questa forma appunto. Ok, più, molto 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 interessante. Intanto siamo quasi alla fine? Sì, intanto io sto finendo di impiattare il tutto. Come puoi vedere ho messo... Questa è la nostra crema di? Peperoni rossi e peperoni gialli. Ecco. Adesso andiamo a mettere... Abbiamo messo l'asparago sopra. Ok. E poi andiamo a mettere... quella che è la nostra cipolla. La cipolla che era di Giarratana? Cipolla di Giarratana che era in agrodolce, stavo dicendo caramellata, ma non va bene. No, esatto, hai visto, non hai studiato. Lo so, questo l'ho studiato poco, ho studiato bene il cannolo, questo l'ho studiato poco. Sei rimandata a settembre. Vabbè Mirko, che si può fare? Non si può fare tutto nella vita. No, esattamente. Allora. Meno male che ci sei tu che studi tanto. Io devo per forza. Eccolo allora. Qua il piatto. Andiamo ad ultimare, mettiamo. Quasi finito. Andiamo a mettere la nostra cialda, anzi guarda. Prima mettiamo un filino di sale sopra il nostro tonno. Poi ecco, il sale va messo sempre dopo. Altrimenti rischiamo di far asciugare la carne, no? Perché perde tutti i succhi. E quindi... Questa è una cosa importante perché il sale, ecco, va messo dopo. Questa è un'indicazione che mi ha dato in maniera abbastanza ferrea. Il sale lo devi mettere dopo. Sempre dopo. Sia nella carne che nel pesce. Esattamente.
Mettiamo qualche petalo anche di rosa. Ecco, i fiorellini non potevano mancare nella preparazione, nella parte finale e conclusiva abbiamo i fiorellini. Già abbiamo usato le erbette del nostro orticello, quindi i fiori possono mancare? No, assolutamente no. No, no, direi proprio di no. Ok, ecco qua. Mettiamo qua un finitorio. Facciamo vedere. Scusami. Sì, l'olio d'oliva alla fine. Guardate che bello. Vediamo tutto così. Proprio carino. Proprio bello, bravo Mirko, devo dire che tu migliori di volta in volta, come mai? Eh beh, ci mettiamo tanto impegno, no? E poi tu devi sapere una cosa, che quando si cucina un piatto, generalmente per la buona riuscita, non è che sempre l'elemento, la materia prima è importante, però tu quando cucini... Con amore, soprattutto. Devo arrivare proprio a questo, no? Devi pensare che tu stai cucinando per una persona cara, per una persona amata. Giusto, quindi giusto. Il piatto poi ha quella spinta in più, no? È uno chef, è uno chef romantico. Capito? Esattamente, motivo per cui il piatto poi viene bellino. Buonasera, eccoci qui, versione serale alla Chiazzetta, ristorante pizzeria di Acireale, in compagnia del titolare, Francesco Taccia. Ciao Manuela. Ciao Francesco, e dell'esperto del vino, Raimondo Battiato. Buonasera, ciao a tutti. Ecco Francesco, parliamo del piatto un secondo piatto a base di pesce. Sì, il piatto è un'altra presentazione nostra estiva, abbiamo la ventresca di tonno rosso con asparagi freschi. Abbiamo anche la cipolla in agrodolce, una mousse di peperoni gialli, importantissimi, e lenticchie nere. Ok, allora Raimondo, tu che ci dici un po' sull'abbinamento? Abbiamo deciso di proporre con questo piatto prettamente estivo un buon rosso, un rosso leggero, estivo, da bere magari con qualche grado di temperatura in meno, quindi dopo 10 minuti, un quarto d'ora di frigo. È un frappato, siamo a Vittoria, frappato si chiama azienda agricola Gurieri, lo produce il signor Giovanni Gurieri, un piccolo produttore che ci mette tanta passione e impegno, pochissime bottiglie per un vino che si propone con un colore abbastanza rosso scarico, con delle note olfattive di frutta estiva, con un sorso abbastanza leggero e vivace in bocca. È un vino che non fa ovviamente legno, ma fa solo acciaio, e quindi riporta la sua freschezza sul piatto e si sposano veramente bene. Grazie mille. Ho già bevuto questo vino praticamente. Presumo sì che l'abbiate già. Possiamo anche continuare a bere. Continuate pure a berlo e scusate, però io non posso non chiamare l'autore del piatto, lo chef Mirko Pappalardo. Il vino ha visto che ha fatto effetto, eh? Qua tu hanno già bevuto e sono in quarta. Tu sempre con questa divisa verde. Verde, mi distingo, sai. E lui si distingue sempre. Ciao a tutti, ciao. Arrivederci. Ciao.